Ciao, sono Mauro. Volevo spiegare come funziona e che differenza c'è tra una monoguida e una carrozzina normale. Allora, la carrozzina normale, come tutti sanno, ha due volani sulle due ruote, sia la ruota di destra e la ruota di sinistra, mentre la monoguida, come può vedere la mia, ha due volani sullo stesso lato. E per andare dritto bisogna spingere tutti e due i volani. Diciamo che il volano di destra spinge la ruota di destra. Quello piccolino invece, che è un perno che passa, spinge la ruota di sinistra. Però se io spingo solamente sinistro, la carrozzina va a sinistra. Con quello destra, automaticamente va a destra, è logico. Allora, per andare dritto bisogna spingerli tutti e due contemporaneamente. E bisogna, per sterzare, tante volte bisogna usare anche le dita. A differenza degli altri, con la carrozzina normale tengono fermo il volano di destra o di sinistra, dipende dalla strada. Allora, come si può vedere, muovermi. Per muovere anche la carrozzina, tante volte devo usare molto le dita. E quando si per andare dritti bisogna spingere tutti e due. E se la strada è molto inclinata, a volte bisogna spingere con uno, tirare indietro l'altro. E questo, quando si va a velocità, non è che sia proprio una roba gradevole, bisogna andare sia di tricipite e poi tirare di bicipite. Un manubrio avanti e uno indietro, perché dipende dall'inclinazione laterale delle strade. Un'altra particolarità, che nella monoguida, come questa è uguale alle altre, che sia la spinta che la frenata va fatta tutta sui due manubri. Il problema con la monospinta, che è molto più problematico delle altre, è che quando piove in discesa, tenere fermi i due manubri e far andare la carrozzina dove si vuole, non è molto facile, perché si tendono a scivolare. Perché il discorso è avere un manubrio solamente e si può fare bella aderenza, ma con due, e in discesa manovrarla e andare dietro la strada non è proprio facile. Beh, volevo dire questo. Ciao a tutti. Ciao Mauro. Ciao ciao.